Abbiamo appena concluso il master sui vini e territori dell'Etna, un percorso articolato, impegnativo, difficile, una ricerca approfondita su quelli che sono i vari contesti ambientali, culturali, di tradizione e i vitigni appunto dell'Etna. 16 ore di lezione, più di 130 vini in degustazione che hanno permesso di analizzare in maniera approfondita le varie sfaccettature dell'Etna, hanno permesso di andare a verificare quelle che sono le specificità, le identità dei vitigni Mascalese e Caricante in modo particolare, ma soprattutto di andare a verificare questi vitigni, questi vini nelle loro caratteristiche espresse nell'ambito del territorio, per cui nella loro territorialità. Abbiamo avuto modo di avere anche un confronto serrato con produttori, tecnici, opinionisti, esperti di comunicazione che ci hanno messo nelle condizioni di approfondire in maniera molto più variegata, molto più diretta, molto più chiara quello che è il mondo del vino e della sua comunicazione. E ci siamo molto soffermati su tre concetti principali: identità, territorialità e soprattutto stile. Verificando che oggi l'Etna esprime dal punto di vista della personalità una grandissima caratteristica, un grandissimo carattere che si verifica attraverso l'opera dei tanti vini che abbiamo sin qui degustato. Siamo ancora alla ricerca di una identità molto più chiara, di un'espressione molto più comune relativamente alle operazioni enologiche che vengono fatte. Specificatamente notiamo che ancora sul mondo dei rosati c'è molta chiarezza da andare a fare, ma che soprattutto alcuni territori riescono ad arrivare, sono arrivati a delle eccellenze straordinarie. Parlo specificatamente di alcune contrade, penso a Sciaranova, penso a Guardiola, Rampante, dove il vitigno, la personalità, l'identità del vitigno si interseca in maniera straordinaria con appunto quello che è la caratteristica specifica del territorio. Qui un'Etna sviscerata, ma un'Etna ancora da approfondire, un'Etna ancora da studiare in maniera dettagliata, in quanto meglio bisogna conoscere quelle che sono specificità territoriali, specificità ambientali. Occorre, questo lo consideriamo un punto di partenza, occorre una zonazione, una mappatura ben più specifica, una ricognizione ben più chiara, ben più delineata di quelle che sono le varietà ampelografiche all'interno del quell'universo complesso, ricco e articolato che è il vitigno o sono i vitigni etnei. Consideriamo questo un primo appuntamento, andremo ancora avanti alla ricerca di quello che è uno stile del vino dell'Etna, uno stile dei vini dell'Etna, appunto obbedendo sempre alle personalità intrinseche, alle personalità proprie espresse dal vitigno e dal territorio e all'idea, al concetto di vino espresso dai vari produttori.